Amico del turista, Pontecorvo ha ospitato il quinto appuntamento del laboratorio organizzato dall'Associazione Energetismo Italia e da Arcial, l'agenzia della Regione Lazio dedicata all'agricoltura e alla promozione dei prodotti del Lazio. I vari produttori delle eccellenze del territorio si sono incontrati per un vero e proprio laboratorio di comunicazione. In primo piano il mondo del web, ma soprattutto i social network e le nuove possibilità di far conoscere in breve tempo il proprio marchio e la propria azienda. Come da tradizione c'è stato però anche spazio per una degustazione di piatti e prodotti tipici, dal peperone rosso DOP al gustoso fagiolo cannellino. Sono stati offerti nel corso dell'appuntamento anche sigari toscani fatti con foglie di tabacco del Kentucky, coltivate a Pontecorvo. Questa giornata è importante perché in questo laboratorio che è stato strutturato attraverso la collaborazione dell'Arzi ai comuni, c'è la possibilità di promuovere sul nostro territorio le eccellenze, i prodotti tipici, e questo è un viaggio che promuove questi prodotti. A Pontecorvo il tipico prodotto per eccellenza è il peperone DOP, riconosciuto con questa denominazione, ma ne abbiamo diversi. Questa sera sono stati poi mostrati dei prodotti eccellenti come il classico liquore DOP pontecorvese, il peper DOP, la casata, che è un dolce famosissimo per noi pontecorvesi del periodo pasquale, i cannellini di Sant'Oliva abbinati anche a dei vini eccellenti e dei miele eccellenti. Allora, le aziende che producono questi prodotti eccellenti devono essere sostenute, devono essere aiutate a vario titolo dalle leggi regionali, perché solo chi investe in prodotti tipici può avere quel riconoscimento di viaggiare in diverse strutture, in diversi paesi. E poi nel mondo odierno bisogna sviluppare molto di più la comunicazione via Facebook, l'informatica, sul web, perché oggi arrivare con un messaggio web nell'altro capo del mondo ci vogliono pochissimi secondi. Una volta il produttore, l'agricoltore, promuoveva il proprio prodotto portandolo dal proprio terreno al mercato rionale, al mercato locale. Oggi invece la produzione deve essere, e il messaggio deve essere velocissimo, quindi la promozione di questi prodotti va stimolata via web per arrivare in pochissimi secondi in tutto il mondo. Asserito che la valenza dei nostri prodotti sul mercato è ottimale, la genuinità dei nostri prodotti e l'eccellenza di alcuni come il nostro peperone DOP, unico in Italia ad aver avuto il riconoscimento della denominazione d'origine protetta, però c'è qualcosa che manca. Allora l'evento di oggi serve proprio a questo, a insegnare, imparare alle aziende quello che è la comunicazione, come offrire sul mercato il proprio prodotto, qualsiasi esso sia. Mi viene in mente la Toscana, che non ha nulla da invidiare alla Regione Lazio, che è tra l'altro forse una delle regioni con maggiori biodiversità, ma la Toscana riesce a vendere molto rispetto al Lazio, sia in termini di turismo classico che in termini di turismo enogastronomico, per cui credo che la comunicazione sia importantissima e il format di queste aziende deve andare sempre più verso un imprint di marketing rivolto alla comunicazione. Il Comune di Pontecorvo oggi ospita un progetto fatto in collaborazione con Arzial, quindi per la promozione dei prodotti tipici della nostra provincia, e un aspetto sul quale ci siamo soffermati è dal punto di vista della comunicazione, perché molte volte tanti paesi, tanti piccoli paesi della nostra provincia danno in Italia dei prodotti meravigliosi, prodotti di origine controllata, dei prodotti che comunque vengono anche esportati in tutto il mondo e sono presenti su tante tavole in tutto il mondo, ma dal punto di vista della commercializzazione, ma soprattutto della conoscenza del prodotto, restano ancora molto indietro. Infatti, con il convegno di oggi, oltre a fare un focus sui prodotti, abbiamo anche fatto un importante passaggio su come esporre i propri prodotti, su come pubblicizzarli, quindi partendo anche da un post su Facebook, che ormai sappiamo che i social sono il mezzo e il veicolo di comunicazione più veloce e molte volte anche più incisivo, anche da come fare un semplice post con la figura, quindi con il
dell'immagine del prodotto e delle parole chiave da inserire per cercare di colpire l'attenzione di chi è dall'altra parte.